Mi uccido! Questo Super Mario è devastante. Ricorda qualcuno. È una bestia di YouTube, bro. Sante, che cazzo fai? Ma scusa, dove non è? Dove mi trovi? Mi hai rotto il cazzo. Finissima. Adesso vi faccio bruciare un po'. Va bene allora. Non volevo usarlo, però mi obbligavi a farlo. Ah, quindi è così. Loro si divertono a fare i supereroi, mentre io me ne sto qui da solo, escluso. Riccardo Baronci, alias cacciatore di Slenderman, era uno youtuber, amico di Sergi. Era entrato a far parte di un'alleanza su YouTube chiamata Magali's Crew. Le cose andavano bene, ma non poteva essere così per sempre. Cacciatore di Slenderman soffriva di numerose malattie mentali, tra cui la psicopatia, la sociopatia ed era pure feticista. E la situazione con il gruppo non andava molto bene. Il suo amore per se stesso e il menefreghismo verso gli altri lo ha portato a diventare una macchina fredda e spietata. E questo era troppo per Sergi, così decise di troncare tutti i rapporti. Questo io non l'accetto. Nessuno mi tratta così. Mi farò leccare i miei piedi. Diventerò re di YouTube. Che succede? Mi piace.
Sapevo che ti avrei trovato qui. E tu? Che cosa vuoi, Twitchman? Ho una proposta da farti. E cosa sarebbe? Quante cazzate hai fatto nel tuo passato? Ne ho fatte fin troppe. Beh, e se ti dicessi che insomma c'è un metodo per tornare indietro? Spiegati. Beh, tra tutti i miei poteri ce n'è uno, in particolare, che ti permetterebbe di tornare indietro nel tempo. Non aver vissuto nulla di tutto questo. E tornare alla vita quella che era. Monotona forse, però era sempre vita. Questa non è vita, è una lotta contro il male. Continua e anche contro se stessi. Lo so, ci ho pensato molte volte a tornare indietro. Se fosse possibile una cosa così. E ora che mi si presenta davanti questa occasione, non so proprio cosa rispondere. Ne ho fatte fin troppe. La morte di Valerio. Pure quella volta che ho condizionato Benjamin e Alessa a diventare dei supereroi. Pure tutte quelle persone che potevo salvare ma non ho salvato. Tutte le persone che ho ucciso invece di aiutare. Lo so. Però mi viene da pensare che se io facessi questa cosa perderei molti valori che ho ottenuto durante quest'anno. Perderei troppe cose. È stato anche divertente. E mi dispiacerebbe separarmi da tutto questo. Comprendo che è una scelta molto difficile. Infine c'è un'altra cosa che ti devo dire. Beh, io sono tuo fratello. Anche prendendo coscienza dei miei errori, non ho intenzione di ritornare indietro. Voglio continuare a vivere la mia vita, da adesso anche con te. Però io non ricordavo di avere un fratello. Com'è possibile? È uno degli esperimenti che ci hanno sottoposto. Tu non ricordi niente, eri troppo piccolo. Però adesso non è questo il punto. E qual è il punto? È questo il punto. Siamo dei fottuti supereroi. Dobbiamo andare a salvare delle persone. E devo rimediare i miei errori. Ciao! Ne è passato di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, eh? Da allora la città è un posto più sicuro ed è solo grazie a me. Ah, dimenticavo! È merito anche della mia squadra formata da Jacopo Mazzoni, l'hacker, Michele Santecchia, l'artificiere, Alessio Romiti, l'astratega, Cristian Bucco, Crico, e ultimo ma non meno importante Twitchman, mio fratello, nonché il mio braccio destro. Anche lui possiede dei superpoteri, di un tempo lavorava per il mio arcinemico il Duce. Ma adesso che ci siamo ricongiunti, niente può fermarci. Ok ragazzi, tutto quello che vi dovevo dire l'ho detto. E ci vediamo per altri video. E viva Gav. Cos'è questo? YouTuber particolari, la storia di un YouTuber. Ma quello sono io. Su, non ascoltare quello che ti dicono. Per me rimane sempre il più grande supereroe. Ah, grazie, ma però tranquilla che non mi interessa se mi seguono tutte queste persone. Anche se il mio canale ultimamente ha raggiunto un discreto livello di visibilità. E gli studi invece a che livello sono? Ah, ma hai visto che è bel tempo che c'è fuori, mi sa che vado. Sempre meglio che stare sempre davanti al computer a non fare un cazzo. Ehi, hai saputo l'ultimo? Per fortuna sì. Come sarebbe dire per fortuna? È pur sempre tuo padre? Beh, non più. Ma perché lo odi così tanto? Non puoi colpire ciò che non esiste. Fin da quando sono nato mi trattano tutti di merda. Mio padre mi considerava down e mi ha diseredato. Mia sorella Sofia era la sua preferita. Mi ha messo nel dimenticatoio e mi ha costretto a vivere senza l'affetto di una famiglia. E ora che il Duce è morto, mi prenderò tutto il suo potere. Ammazzerò mia sorella se necessario. Chiunque si opporrà a me morirà. Ehi, su di noi puoi sempre contare, Gigio. Non chiamarmi con quel nome. Chiamami Dario.
Buongiorno, signor Santini, ma puoi chiamarmi semplicemente Emanuele. Piacere, Daniele. Da qui succederanno cose molto interessanti. Ma cosa intendi per cose interessanti? Ah, ma niente. Va bene, io vado. Ho bisogno di pensare un po'. Nel prossimo episodio di YouTube Man ne vedremo delle belle. Sergi chiede un parere a Mazzu sul da farsi e all'improvviso Joker ed Harley Quinn fanno la sua mossa andando a casa di Alessio. La botta psicologica sarà talmente forte che Twitchman gli consiglierà di andare da uno psicologo. Tuttavia, non perdetevelo, il secondo episodio di YouTube Man, Dr. Freud.